Ben ritrovati. Lettura del commento del Vangelo di Don Luigi Maria Epicocco di sabato 2 settembre 2023. Ogni vita umana non è una vita nuova, ma è una vita piena di un atto di fiducia di chi ci ha fatti, che si esplicita nei talenti di cui uno è fatto. Conoscersi non significa saper dire solo i nostri limiti, ma saper fare un elenco realistico anche delle nostre capacità. Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Troppe volte paragoniamo la nostra vita a quella degli altri e ci domandiamo perché quello sì e noi no. Giudichiamo dall'esterno e viviamo arrabbiati pensando di essere dei figliastri e non dei figli. Ci dimentichiamo che Dio dà secondo le capacità di ciascuno. Ma il vero problema non è fare la conta dei nostri talenti, bensì decidere che noi vogliamo fare di quelli che abbiamo. La santità non è guadagnare di più, ma avere il coraggio di rischiare ciò che si ha. Se tu rischi, ti comporti da figlio, se non rischi, tu ragioni da servo, che temendo la punizione si paralizza. Una vita con la paura della punizione ci trasforma in devoti inutili. Ma la santità consiste nel diventare figli di Dio, non nel semplice stare alle regole. Se per paura dell'inferno fai una vita da santo, allora non hai capito che il bene andava fatto per amore e non per paura. Servo malvagio e infingardo, sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti. Quello che in apparenza ci sembra una grande furbizia, a volte nasconde l'errore più radicale. È la dura lezione da imparare. Ciò che suggerisce la paura può essere convincente, ma conduce sempre a un finale pessimo. Mai fidarsi della paura, bisogna sempre disobbedirle. Ma l'incoscienza è un valore aggiunto solo quando nasce dall'amore, dal sentirsi amati, e non dal non sapere chi siamo veramente. Buona giornata e che Dio sia con tutti voi.